Buongiorno, buon venerdì. Oggi sono ancora le 11. Sono uscito perché devo fare delle commissioni alla mamma di Ele, ma non era in casa, quindi sto aspettando la chiamata. Appena rientra vado a montargli una luce. E poi sono andato a fare un po' di spesina, ma veramente due cosine, perché oggi non pranzeremo, nel senso che vado a prendere uno a pranzo per poi andare subito da Primark, che oggi c'è l'apertura nuova a Roma, in un centro commerciale che si chiama Maximo. E quindi ho preparato, giusto perché non pranzeremo, arriviamo là, io sono sicuro che bisognerà fare tanta fila, perché comunque con questa situazione si entrerà pochi per volta, con il distanziamento e tutto, quindi io presumo che sarà un bel po' lungo il pomeriggio. Ho preparato due, diciamo così, panini da mangiare prima di andare, veloce, tanto poi lì non avremo tempo di fermarci a mangiare qualcosa. Ve li faccio vedere, adesso li incarto e poi niente, aspetto la chiamata, vedo se riesco a fare questo servizietto alla mamma e poi all'una andremo con Ele a fare questa esperienza. Questi sono i panini, sono dei panini integrali che prendiamo da un forno qui vicino, buonissimi. Questo qua è con salame ed emmental, questo qua è con bresaola e grana, e poi c'è uno con la mortadella. L'altro l'ho tagliato, mi si è spezzettato tutto perché era troppo cotto e l'ho mangiato, e quindi niente, saranno solamente 5 e le ne mangerà 3. Eccoli qua incartati e pronti per essere mangiati. Ho messo le iniziali di quello che c'è dentro: salame, bresaola e mortadella. E a quelli dell'amore mio gli ho messo anche un cuoricino. Allora, eccomi qui, sono uscita da lavoro, mi è venuto a prendere Claudio e in pratica abbiamo mangiato in macchina, anzi io in realtà perché Claudio avendo la lavata non volevo mangiare in macchina. Comunque siamo appena arrivati da Maximo, lo stiamo tipo circumnavigando ed è gigantesco, almeno dall'esterno. Io non ci sono mai stata perché è appena aperto chiaramente, quindi non ho letto in realtà neanche i negozi che ci sono, ma sembra veramente tipo enorme. Però ecco, ho letto solamente che c'è Primark, perché essenzialmente io credo che andrò solo da Primark. Oggi c'è il Black Friday, speriamo che hanno messo anche i saldi. Allora, eccoci qua di ritorno dall'avventura di Primark. Allora, vi dico la verità, l'abbiamo girato molto velocemente. Ad esempio, Claudio ha comprato solamente due cose. Io, vabbè, sono riuscita a trovare più cose, ma diciamo che il reparto femmine aveva tantissime offerte, cioè anche cioè maglioncini a 8, 10 euro, vestiti a 12, 10, cose del genere. Ovviamente la cosa bella è che ci sono tantissime sicurezza dentro, fuori, quindi ovviamente potete stare tranquilli, ecco, col fatto della Sì, sicurezza. costantemente ci sono Gel tantissimi operatori che igienizzanti. invitano alla distanza, costantemente, vi dico costantemente, proprio Esatto, vi sempre. dicono mantenete la distanza, si sente anche al ripetitore, insomma, sono molto 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 attenti. E va bene, quindi abbiamo fatto shopping e vi faremo sicuramente un video haul specifico, perché comunque abbiamo speso sulle 130 euro, di conseguenza insomma ci viene un bel video haul. E poi comunque ecco, non mi va adesso, tra un po' è buio, per cui comunque adesso e abbiamo fatto anche Claudio, mi ha fatto già il regalo di Ho Natale. anticipato il regalo solamente perché stavo cercando questo regalo da un po' di tempo. In realtà lo stavamo cercando insieme. Però io ho detto: dai, sai che faccio? Tiriamo la corda e glielo faccio trovare sotto l'albero. Esatto. Proprio ieri sono andato a cercarlo da un altro posto, ma oggi ci siamo praticamente innamorati di questo regalo e l'ho comprato. Ed è un nuovo membro della famiglia che andremo a prendere dopo, perché io adesso devo scappare a fare le unghie. Allora, devo essere onesta, sono meravigliose, cioè io le amo ed è davvero difficile per me andarle a levare, però ovviamente con la ricrescita che hanno è pure il caso. E devo essere onesta, ce l'ho comunque da 4 settimane piene, forse anche qualche giorno in più, quindi più di 30 giorni, e si sono mantenute tutte, sono tutte intere, di solito con altre onicotecniche mi succedeva che si alzavano, si rompevano, invece sono veramente bellissime. Poi lei è bravissima, chiede poco, quindi ora andiamo insieme, insomma, a fare le unghie e non vedo l'ora. Poi vi farò vedere, ovviamente le faccio natalizie perché oggi è 27 novembre, per cui sicuramente, ecco, le farò natalizie. Ok, sono tornata da fare le unghie, guardate quanto sono fighe. Allora, abbiamo sull'anulare l'effetto maglioncino. E poi abbiamo questa così sul medio, glitter per quanto riguarda l'indice. Insomma, ho scelto tipo un grigio brillante, molto figo. Ti piacciono, amore? Io le amo, sono stupende, Ogni volta stupendissime. secondo me si supera.
E poi ora vi faccio vedere le unghie di Zotti. Faccio vedere le unghie. Ah no, non è vero, scusate, il nuovo membro della Guardate famiglia. chi è il nuovo membro della famiglia. Cincilletto. Bijou, guardate quanto è bello. Un cincillo. Saluta Bijou. Saluta tutti. Un po' oggi deve scoprire casa, ovviamente. Ragazzi, non potete Guardate capire quanto è morbida. Voi forse non lo so se avete mai toccato un cincilla. Io oggi è la prima volta. È un batuffolo, un batuffolino. È vero, Cinci? bello. Fagli vedere come corre sul letto. Ma ovviamente oggi non li facciamo vedere i cani perché si deve abituare. Ormai si sente sicura tra le braccia di Zotti e se ne Dai, fai vedere come saltelli, dai. va. Guardate che amore che ha. È la cosa più tenera che io abbia mai visto e accarezzato. C'ha un attico, in proprietà, abbiamo Mamma mia. comprato un attico. È costata più la gabbia che lei. E se ne Non andare dietro al letto. va. Va bene, comunque questo è stato il mio regalo di Natale praticamente da Zotti. Ed è meravigliosa, ancora dobbiamo scegliere il nome, quindi ormai la chiamo, cioè la stiamo chiamando in tutti i modi, ma sicuramente domani gli metteremo un nome, anzi se voi ne avete uno da darle, fatecelo sapere. Comunque è femmina e ha 3 mesi e è dolcissima. E poi sono, ci ha detto che sono più rari quelli bianchi con le orecchie grigie, che dovrebbero essere i mosaico. Credo. E vabbè, poi tutte le informazioni, insomma, se avete curiosità o altro, scriveteci che vi rispondiamo, anche se comunque noi ci siamo informati bene prima di prenderlo. E in più ci ha detto il ragazzo che ha l'allevamento tante altre informazioni, quindi se vi interessano, eccetera, eccetera, ve le condividiamo Io volentieri. penso di aver letto, penso un libro ormai sui cincilla, Mamma perché ho mia. letto veramente tantissimo, perché ovviamente se prendiamo un animale è perché lo dobbiamo tenere bene, quindi se avete visto la gabbia è enorme, non perché siamo megalomani, ma perché loro hanno bisogno di spazio diciamo, sviluppato verso l'alto, amano l'altezza, devono essere liberi almeno 2 volte al giorno. Guardiamo lì perché praticamente stiamo Sì. cercando di tenerla Sta sott'occhio. correndo perché non bisogna mai lasciarla da sola perché potrebbe rosicchiare qualsiasi cosa. E va bene, quindi niente, se avete curiosità o domande potete farcele, comunque è dolcissima, cioè anche con l'uomo instaurano un rapporto meraviglioso e hanno diversi caratteri, ovviamente dipende dal cincillà, perché come le persone anche loro hanno il loro carattere. Però questa, insomma, questa cincilla dovrebbe essere abbastanza docile. Ora vedremo, cioè, tipo, ad esempio, non mi ha mai mozzicato e nulla, anzi, da subito per ripararsi da rumori strani, viene a nascondersi addosso sia a me che a lui. E basta, adesso ci metteremo a vedere La Regina di Scacchi, che è una serie che appunto abbiamo iniziato, già ve l'ho detto ieri, che devo dire che gli avevo dato la sufficienza, invece le altre puntate si sviluppano secondo me molto meglio e più velocemente della prima, quindi io aumenterei il voto della serie, tu amore. Sì, molto molto meglio, va molto 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 meglio. E niente, vabbè, la cena poi la vedrete tanto in un video What I Eat in a Day, che sto facendo, diciamo, di 5 giorni i pasti, quindi vedrete tutto lì. Adesso siamo abbastanza stanchi, sono le 8:30, tempo che cuciniamo, insomma, ci mettiamo un po' a riposare, si faranno le 10, per cui ci vediamo direttamente domani. Buongiorno e Buongiorno, buon sabato. Ok. Oggi abbiamo deciso di fare le nostre Scampagnata. uscite, del fine settimana. Siamo venuti a Rieti. Che è un comune appunto del Lazio e Sì. vogliamo girarlo, insomma, vedere qualcosina, insomma, qui intorno. Adesso, vabbè, è ora di pranzo Siamo arrivati proprio dal perché, pranzo, sono le 13:30. esatto, perché comunque ci vuole un'oretta e 10 così, quindi non è proprio pochissimo, cioè non so, 70-80 km, Adesso andiamo a mangiare in un ristorantino che ha prenotato l'amore mio. che si chiama Il Grottino, mi sembra. Ora ve lo dico così, se poi ci piace, che era uno di quelli che c'ha più stelle su Sì. TripAdvisor. Noi comunque guardiamo sempre là, me Sì, la Trip insegna. è ormai con il fatto che ti dà un punteggio e tutto, e anche delle recensioni, è facile. Infatti, il grottino si chiama. È facile, insomma, trovare dei ristoranti buoni.
mio Dio. Niente, devono passare, stanno giocando comunque, niente, andiamo a tipo pranzare. La scorsa settimana abbiamo trovato uno buonissimo su TripAdvisor, questo si chiama Il Grottino di Fabrizi, Cristina e C, sarà figli, boh. Sì. Piazza Cesare Battisti 4, se vi interessa. Andiamo a mangiare, poi una bella passeggiatina scampagnata, perché mi sembra davvero un bel posto. Esatto, quindi ci vediamo a tra pochissimo. Allora, abbiamo un boscaiolo Zotti col suo nuovo giacchetto di Primark. E niente, siamo arrivati, questo è il ristorantino, comunque fai sta un in panorama. Una piazza che ha dei giardini molto belli, con tutta una vallata molto molto bella. Una chiesa sicuramente. Sì, con anche, insomma, vabbè, delle tombe. E dopo vi faremo vedere un po' il tutto e mo ci facciamo anche dare qualche informazione magari dal ristoratore. Prima mangiamo e poi passeggiata. E niente, si entra. Eccoci ragazzi, siamo qui al Grottino e abbiamo preso un antipasto all'italiana semplice. Sì, perché noi aspettavamo sempre i salumi del posto. Ecco qua, non so cos'è questo, voi lo sapete? Se lo sapete ditemelo. E poi le bruschette. Buon appetito, amore mio. Io mi sto facendo il piatto, mentre tu vlogchi e lo faccio anche a te. Grazie, buon appetito. Allora, in tutto sono arrivato al piatto di Claudio, che sono gli stringozzi alla nonna Sabina, un piatto tipico, mi hanno detto, di qui, quindi ho subito detto va bene. Che praticamente sarebbero tipo, sembrano mal tagliati con funghi e olive nere. E poi ci ho portato ovviamente il parmigiano e il peperoncino. Ma lo vuoi assaggiare? Sì. In diretta. Sono buone. Voto. Molto semplice come piatto, quindi gli do un 7, dai. Quindi una poco più della promozione, dai. No, perché è buono, però un piatto molto semplice, il sugo con le olive. Ma la pasta è fatta in ghiaccio? Sì. Quindi quello prende un punto in più. E invece per me è fettuccine al ragù. Allora ragazzi, siamo usciti dal ristorante, abbiamo mangiato bene, era un po', diciamo così, molto rustico, casalingo, però alla fine abbiamo mangiato piatti semplici, molto semplici ma buoni. E pagato pochissimo. E pagato veramente pochissimo, quindi diciamo il conto ha alzato un po' il voto finale del ristorante. Che gli avresti detto? Io darei un bel 7, perché nel senso si mangia bene ma è come se stesse mangiando a casa, quindi se volete qualcosa di più particolare... non è il posto che fa per voi. Se volete una bella sana cucina casalinga potete andarci sicuramente e spendere veramente molto poco. E a due passi del ristorante abbiamo trovato questo giardino, il giardino del Vignola, che prima era chiuso al pubblico, adesso l'hanno aperto, è molto piccolo ma è suggestivo. Sì, è molto molto bello. E poi comunque c'è la visione su tutta Rieti. Che ci sta anche uno che sta facendo con il cammino acceso, sarà al calduccio, perché qui veramente fa freschetto. E in più qui c'è il palazzo del governo del comune, appunto, di Rieti. Comunque Zotti ci voleva illuminare. Niente, dicevo che la temperatura è fredda, però non è proprio pungente. No, perché è asciutto, mi fa. Cioè, fa freddo, però è combattibile. Combattibile, comunque è veramente molto molto carino. Di fontanella, spero che io la mano in quella fontanella non ce la metterei. No, invece mo ce la vai a mettere. Allora, siamo arrivati al ponte. È il ponte romano di Rieti, che fa parte della via Salaria, la via del sale, che porta, con il quale portavano il sale all'interno della città vecchia di Rieti. È stato ristrutturato, però, cioè non è proprio originale, solo i pilastri laterali. Sono originali? E ho letto che ci dovrebbero essere i segni delle carrozze che si trascinavano sul ponte, però non ho idea di dove siano. Comunque hanno messo dei rinforzi, credo, lì sul ponte. Vabbè, dopo li cerchiamo. E comunque è molto molto suggestivo. A me ricorda un po'... Oltre alla Germania... A Norimberga mi ricorda un po'. Anche Merano. Non so se siete mai stati a Merano. Ha più o meno questa visuale. E poi ci sono le paperelle. Che io vorrei, ma Zotti non mi vuole prendere. C'è anche un'anatra. Vedi che mi stanno chiamando, Ele, dicevi... E le vieni da noi. Da lì si può scendere comunque. Non andiamo. Cosa? Non andiamo. Come hai fatto a saperlo? Sei detto che da lì si può scendere. E questo è l'altro lato del ponte. Guardate che bello. È molto 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 figo.
Alla fine siamo scesi. O comunque quella gli ha detto di fare qualcosa, vedi che stanno andando tutte via di là. No, mi si seguono. E niente, siamo finiti in mezzo a le anatre. No, queste sono le uche. Non so perché fai questo verso, forse perché mi vuoi mangiare, non lo so. Le abbiamo viste dall'alto e praticamente adesso ci siamo in mezzo. Voi sapete che è la mia San Francesco qua, ama gli animali. Però io ho detto, stai attenta perché io so che possono risultare anche aggressive. Vero? Guardate come mangiano, comunque sono oche e ci hanno appena detto dei signori del posto che venivano usati come cani da guardia. Quindi Zotti fa bene ad aver paura. No, nel senso che se si sentono in pericolo attaccate possono risultare molto aggressive. Io questo lo sapevo, ecco perché ho detto attenzione. Infatti se ci avviciniamo. Ma a Castel Sant'Angelo lo sì, se proviamo ad avvicinarci, beh, non fare. Prima, fanno un verso strano per dire tipo di allontanarti. E beh, sai com'è. Adesso siamo arrivati in Piazza San Rufo, che è diciamo denominato il centro l'ombelico d'Italia. È proprio il punto più a centro. Hanno dichiarato questo qua, come vedete c'è un monumento. Ora lo andiamo a vedere. Come il punto geograficamente al centro dell'Italia, quindi l'ombelico sarebbe dell'Italia. Infatti c'è scritto, se lo vedete. In latino? In latino, perché è vecchissimo, è stato ristrutturato ovviamente questo monumento. Però è una cosa vecchissima, l'hanno dichiarata il centro l'ombelico d'Italia. Quindi possiamo dire di essere al centro più preciso d'Italia. All'ombelico del mondo. Questo è il centro d'Italia. Ci avete lasciato a praticamente Rieti. Ci ritrovate a cena con vellutata di carote fatta da me. Infatti voglio proprio vedere la faccia di Zottino. E poi come sempre castagne. Siamo ritornati a fare queste cinette. Poi abbiamo Coca-Cola Zero e i crostini con il parmigiano da mettere insomma all'interno della vellutata. Io tra l'altro stavo anche un po' editando, che domani devo caricare un video, e Zotti sta vedendo di trovare diciamo un documentario, sì, del suo paese natio, quindi voleva farmelo vedere, lo cerchiamo. L'hai trovato? Sì, l'hanno dato oggi su Rai 2, mia sorella ha detto vedetelo, eravamo fuori casa. Siccome mi ha detto che parlava un po' dei posti dove io sono cresciuto e nato, io volevo far vedere. Assaggia un po' la vellutata. Avete visto quanto è dolce quando parla del suo posto natio? Tanto dirà che è buona, perché ovviamente l'ho fatta io. Infatti è buonissimo. Sa se no che dorme sul divano. No, è buonissimo. È buonissimo. È più buona di quelle surgelate. Fede. Addirittura. Sì, sì. Comunque in realtà dopo appunto Rieti siamo stati un pochino da Valerio, anzi in realtà Valerio è venuto qua perché voleva vedere il nuovo arrivato, anzi la nuova arrivata che ancora non ha un nome, poverina, e appunto l'abbiamo insomma accontentato ovviamente, poi l'abbiamo riportato a casa così cenava con la sua famiglia, perché comunque loro mangiavano la pizza, noi non ci andavo, ci hanno invitato, però avendo mangiato abbastanza a pranzo, ecco, abbiamo voluto rimanere tra virgolette sul leggero insomma, e quindi basta, va bene, questa è stata la nostra giornata. Io tra l'altro ho ricevuto dei commenti oggi veramente cattivi, e ogni volta che vado a fare una gita io ricevo sempre dei commenti davvero brutti. Infatti Claudio continua ad avere la sua teoria, a sostenere, vabbè, oltre che dovrei ignorarli e non dargli spago perché sono solo persone cattive che cercano rogna, diciamo, attaccano. Tanto lui è dell'opinione che una persona non gli fa cambiare idea, di conseguenza è inutile perderci tempo e starci male, no? Giusto? Sì, io vorrei dire solo una cosa in merito a questo, non voglio essere né pesante né niente. Vai, puoi dire tutto quello che ti pare. Praticamente oggi mentre entravamo lei ha ricevuto un commento su di me, su Instagram in realtà. Vabbè, due ne ho ricevuti brutti, uno non mi va proprio di dirlo perché è cattivissimo, è allucinante, io non ci credevo di averlo ricevuto, cioè un altro. Però è veramente un commento fuori luogo da pazzi, quindi esatto, proprio assurdo, vabbè. Poi mi hanno diciamo gli hanno un profilo falso, una cosa su di me, sul fatto, vabbè, che io sia, oggi ho fatto una storia col suo cellulare, che io sia orribile, il primo piano gli veniva da vomitare, sì, che è brutto, perché sono talmente brutto e non mi devo inquadrare.
E poi che c'avevo una caccola nel naso. E io non me la sono assolutamente presa e non me la prendo su Un questi caccolone ha detto commenti. che se lo doveva levare prima di fare le storie. Esatto, non me la prendo proprio questi commenti. L'unica cosa che penso, guarda, se sono talmente brutto o lei ti è talmente antipatica, non la seguire e Ma infatti finisce non là. ci segue, però vede le storie. Infatti è proprio da Io psico. non me la prendo, però voglio dire una cosa solamente, la cosa che mi dà più fastidio è che uno, se devi dire qualcosa è perché lo devi fare con un profilo reale, quindi metterci la faccia e dire quello che pensi, perché ognuno di noi. Scusate, vado a prenderlo al volo gli occhiali così riesco a vedere bene il documentario. Tanto Zotti, questo discorso già l'abbiamo fatto, è giusto che però lo ripete anche a voi. Dicevo, la cosa che mi preme dire è che a parte bisogna mostrare la faccia, quindi se uno ha, il web è così, no? Ognuno può dire la propria, quindi ci sono, è una cosa che ha due facciate. La parte bella, che sta tutti insieme, si possono condividere le emozioni, le esperienze. Far vivere dell'esperienza ad altre persone che magari non possono farlo, condividersi esperienze, tutto è bellissimo, è un mondo aperto. L'altra faccia della medaglia è che purtroppo ci sono persone che utilizzano questa cosa per offendere solamente, quindi godono della sofferenza altrui. A me non mi scalfisce niente, potete dire, pensare quello che volete, però attenzione, perché quello che penso io, molte persone. Questi commenti cattivi e mirati e pungenti e veramente addirittura molte volte pesanti possono nuocere gravemente a una persona che magari su un difetto fisico anche stupido, come può essere veramente la mia deviazione del setto nasale, o magari molte volte offendono anche per altre cose. Sì, ad esempio, tipo a me offendono ultimamente non tanto, però è capitato per il dente qua quando faccio soprattutto i primi piani dei rossetti, mi prendono in giro. Lei, ad esempio, ci rimane un No, del po'. dente no, No, non più, vabbè. prima sì. Però ci si può rimanere davvero male, magari se uno ha un, non voglio chiamarlo trauma, ma uno ha dei problemi col suo difetto, se così vogliamo Beh, sì, chiamare, può queste essere persone non trauma. vanno altro che aggravare la situazione, a fare solamente del male. Dietro un profilo falso, un nome inventato, una foto che non esiste, ma per quale motivo? Il motivo è che questa persona Comunque è sicuramente cyberbullismo, eh. lo fa solamente per dar fastidio, per offendere, e la cosa che io sono sicuro di questo, gode della risposta. I cattivi commenti sono proprio mirati ad avere una risposta, perché io, se tu non mi rispondi del mio commento cattivo, non me ne faccio niente, ma la tua reazione mi giova. Mi dà soddisfazione Esatto. Quindi personale. dico a lei, non rispondere, anche se molte volte è difficile, ti viene la rabbia di dire: oh, ma che stai a Infatti le dire? ho risposto. Lo so, però non bisogna rispondere, non bisogna rispondere a queste persone e mi dà fastidio, ti giuro, li prenderei a schiaffi uno per uno, perché a me non mi frega niente, puoi dire quello che vuoi, c'ho il setto nasale storto, sono brutto, non mi guardare, non mi frega Ma a parte niente. che c'è, col lavoro che fa è anche abbastanza offensivo perché magari se l'è rotto anche per proteggere I motivi per qualcuno, no? cui non lo sono rotto, può essere per qualsiasi motivo, lo Però ho capito, sono rotto. ma se non sa la storia di una persona Non non è puoi la capire. caccola, è il naso, non ci posso fare niente. Io rido, a me non mi frega niente, però so che ci possono essere delle persone che questa cosa la possono subire anche tanto. Quindi, leoni da tastiera, che poi leoni toglierei la parte iniziale e metterei una cosa con la C. Se avete veramente voglia di offendervi e parlare, fatelo con la vostra faccia. Un discorso, riuscite ad averlo con le altre persone? Io non credo, perché vi nascondete dietro queste. Aspetta, voi no, No, io sto queste parlando persone con i così. leoni, diciamo così, da tastiera, quelli che parlano solamente offendendo la gente senza nessun motivo. Questo mi dà fastidio. Se lo volete fare con me perché vi piace sfogarvi in questo periodo, sfogatevi, non me ne frega proprio niente. Però non fatelo con gente che ci può rimanere Sì, ma non lo dovrebbero fare appunto, perché comunque come fai a sapere chi ci rimane male e chi no? Soprattutto le adolescenti, secondo me, che si stanno formando e sviluppando, con commenti del genere vanno male. Io molto. Cioè, ad purtroppo. esempio, io ho una ragazza che conosco che comunque ha dei problemi estetici in viso e ha dovuto chiudere il profilo Instagram per tutte queste offese che riceveva continuamente anche da gente che non conosceva, perché magari inviano le stories anche tra adolescenti e non per forza persone grandi e prendono in giro senza neanche conoscere o sapere la storia. Se andate a vedere i suicidi,
sono aumentati tra gli adolescenti e sono frutto soprattutto delle critiche estetiche ed è una cosa secondo me scandalosa. Cioè, mo vabbè, lasciate perdere, io sono andata un po' oltre, no? Però si parte sempre da questo. Se tutti, voi immaginate, questa lo manda un altro gli scrive che caccoloni, un altro tutto il giorno, tutti i giorni, ma lui perché è grande, ha una vita, è soddisfatto, ma invece persone che magari sono insicure, che sono sole, che magari gli è morto un parente, quindi sono già giù, ricevere tutte queste offese ti portano o al suicidio, o a chiudere un account, o a stare male, cioè non è che portano nulla, non ha portate nulla con questi commenti, cioè a voi cosa vi rimane in mano? Ah ah ah, ho offeso questa perché c'ha il naso così, boh, io non l'ho mai capito queste cose. Un'altra cosa, il mondo è bello perché è vario, quindi ognuno può pensare e dire quello che vuole, senza nessun motivo, cioè ognuno può dire quello che vuole e lo può pensare. Nel rispetto però. Esatto, il problema è che non bisogna varcare la soglia del rispetto verso le persone. Cambio di location perché si era scaricata la batteria. Sì, era finita la batteria della videocamera. Comunque stavo dicendo, per chiudere il discorso, se a voi uno di noi non piace, uno di noi due non vi piace, vi siamo antipatici, siamo brutti, eccetera, eccetera, basta non seguirci, basta non seguire la gente che non vi piace, senza dover stare a criticare senza motivo le persone, perché offendete, fate del male. Ripeto, a me non me ne frega niente, io la finta caccola ce l'ho, ce l'avrò sempre, che è un no, osso. No, amore, poverino. Però, ripeto, non, mi dà proprio fastidio, non perché sono io il protagonista, ma perché chiunque in generale viene offeso in questa maniera sicuramente ci rimarrà male. Niente, era solo questo. Comunque stanotte abbiamo dormito pochissimo. Sì, abbiamo dormito pochissimo perché nel cuore della notte abbiamo sentito un verso strano. Che sembrava, che tipo... sembrava, sapete i giochini quelli che si danno gli animali quando si stringono? I cani. Ed era lei. Fagliela vedere. Era lei. Cici, ciao. Guardate com'è iperattiva, noi gli lasciamo sempre... Non sta fermo un secondo. La lasciamo sempre la gabbietta aperta. Ma è... Allora, praticamente... Lei praticamente dicono che devono stare due ore in libertà. Allora, lei si butta, scende da una parte, fa il giro della camera, ma è un lampo per risaltare dall'altra. È atletica, diciamo così. È l'unica atletica della famiglia insieme a Kira. Comunque, guardate quanto è bello. Ciao. Ci ha tenuto svegli. Comunque è bellissimo perché è un misto tra uno scoiattolo, non la riesci a prendere? È un misto tra uno scoiattolo e una cavia, una cosa del genere sembra. E vabbè, a parte questo non ci ha tipo fatto dormire, non ci ha fatto dormire. Ma fa un verso stranissimo e sembra... fortissimo. Sì, poi non lo so, avevamo paura che magari stesse male, visto che ha cambiato ambiente da un giorno all'altro, poi è piccolina, insomma così eravamo preoccupati. In pratica non abbiamo dormito, oggi l'abbiamo lasciata libera, tutto il giorno però nella camera, cioè libera, la gabbia aperta perché comunque lei fa, è un canguroide, una cosa del genere, cioè infatti le zampe posteriori molto grandi, e quindi quando voleva usciva, abbiamo trovato un po' di bisogno, un po' sparsi ovunque, perché ancora poverina è piccola, si deve abituare a farli... nello stesso posto, diciamo, perché nella gabbietta. Esatto, loro sono così, nel senso che comunque da piccoli non lo fanno, però poi si abituano a non sporcare. Infatti già oggi rispetto a ieri quando l'abbiamo presa ha dimezzato tutti i suoi escrementucci. E vabbè, basta, io sono molto felice della mia piccolina e basta, ci vediamo penso direttamente domani, che sono riuscita a convincere mio papà, che è un po' spaventato da tutta questa situazione, almeno a portarlo a pranzo fuori, avere il piacere insomma di portarlo a pranzo, anche perché insomma loro due stanno, mia mamma e mio papà, sempre spesso molto a casa, insomma, quindi almeno la domenica gli ho detto domani andiamo a pranzo fuori. E vabbè, c'è Zotti che insegue in cincilla per tutta casa, anzi l'educazione, devi salutare, ciao. Ciao dalla nostra piccolina. Beh, vuole correre, la lascio. Praticamente lei ha già capito come funziona con noi. Basta essere carini per ottenere tutto quello che vuoi. Infatti fa un po' quello che vuole. Sì, noi siamo proprio diseducativi. No, sto scherzando, eh. Però nel senso comunque, cioè, sui primi giorni, quindi la lasciamo un attimo stare tranquilla senza troppe costrizioni. E poi piano piano, insomma, cerchiamo di... Perché abbiamo letto che si possono, tra virgolette, addomesticare, insomma. Educare
così. Comunque in tutto ciò, raga, io sono tutti i buboni qua sotto dovuti alla mascherina, io la sto odiando. Non ridere perché mi fanno Sì. male. Cioè, vorrei che ti uscissero a te, Zotti. Beh. Dov'è Kangi? È una pazza, sta correndo. Io sento tipo ogni tanto dei rumori e poi mi accorgo che è lei. Dietro a tutto questo c'è lei. Basta, buonanotte. Flash. Ciao a tutti, buonanotte.